un ristoratore sul lago di Como si è fatto pagare 2 euro per dividere un toast in due. Sarebbe meglio dire per tagliare e per servire un toast in due, tant'è vero che proprio lui si è giustificato così in un'intervista dicendo che ha dovuto utilizzare due piattini, più tovaglioli, eccetera, eccetera. Voi siete d'accordo sulla scelta del ristoratore? È vero, ci sono tanti clienti che fanno domande assurde e quindi è giusto farsi pagare alcuni servizi. Però io dico pure che il tramezzino costava, il toast, costava 7 euro, che una Coca-Cola, ho visto lo scontrino, se l'è fatta pagare 3,50 euro, penso fosse la lattina, una bottiglietta d'acqua da mezzo litro 1,50 euro, che al supermercato costa 10-15 centesimi, e quindi penso che due tovaglioli in più non è che gli avrebbero poi cambiato la vita. Voi che cosa ne pensate? Sono curioso di sapere sia dalla parte dei ristoratori, se c'è qualcuno, e sia dalla parte dei clienti. È chiaro che quello era un bar turistico, perché magari se ve lo fanno sotto casa non ci andate più. O ci andreste? Fatemelo sapere.